Hola compañeros, eccoci qui tornati in un video di Spyro 1, il gioco sviluppato dalla Insomniac Games e pubblicato su PlayStation 1. Questo qua è stato il primo di una lunga serie molto fortunata di Spyro e che dunque è piaciuto tantissimo a tantissimi giocatori di tutto il mondo. Eravamo arrivati nel mondo degli stregoni e dunque dobbiamo continuare questo a fare gameplay proprio nel mondo dei stregoni. Dobbiamo per forza ripartire dal principio perché non possiamo incominciare a metà, perciò ripartiamo da qua. Tutti questi nemici sono stati tutti battuti nel video precedente. Perciò prendo qualche sfera che mi potrà essere utile per le vite nei successivi livelli che saranno più difficili. Dunque, ok. Ecco la famosissima supercarica. Vediamo dove finisco con la supercarica. Ecco, con la supercarica posso distruggere anche. No, no! Dicevo che posso distruggere anche le casse forti in metallo. No, ho perso quasi. Ecco, c'è quella specie di colonnello del tempo che fa le previsioni del tempo. Infatti c'ha una nuvola di temporale sopra. Prendo gli ultimi tesori, ma qua no, sono senza Sparks. Aspetta, meglio che ritorni indietro. Facendo un po' attenzione. Ok, qualche sfera la prendo, così almeno mi avvicino a una vita in più. Finalmente adesso posso riavere Sparks, vediamo se. No, qua c'è niente. Ah, qua in alto. No. Comunque, salgo qua perché prima ho preso la chiave, da qualche parte c'è uno scrigno. Ecco qua lo scrigno del tesoro. Prendo qualche tesoro mancante che era racchiuso dentro questo scrigno. Tutti i tesori verdi che valgono 2 punti. Chissà se riesco a ricaricare un pochino Sparks. No, di qua. Però se riesco a passare dall'altra parte, magari. Magari, non so. No, 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 no. Ho sbagliato tutto, epic fail. Almeno adesso ho Sparks ricaricata. Vabbè, bella battuta. Oh no, no, chi è? Quello delle previsioni del tempo mi ha colpito. Mi ha colpito il tizio delle previsioni del tempo. Mi lancia fulmini. Quando si dice un colpo di fulmine. Vabbè dai, lasciamo perdere le battute e entriamo in Wizard Peak. Wizard Peak. Qua devo fare subito veloce in corsa e battere questo mago. Guardate, lui ha dato vita dal nulla a quell'orco. In teoria non è quello il modo di battere il mago, cioè quello di correre subito e batterlo subito, perché se è troppo veloce c'è un altro modo per batterlo, ma lo vedremo dopo. Ma ci sono altri due colonnelli del tempo. Ok, qua prendiamo tesori. Qua possiamo andare avanti. Un altro colonnello. Guardate là il mago dov'è, là in alto, che dà vita a queste creature mostruose. Oh cavolo, ora sono davvero nei guai. Là c'è un drago. Devo fare attenzione a non cadere in acqua. Però io prima di andare avanti torno indietro. Torno indietro per fare una cosa. Torniamo praticamente all'inizio del livello. No, ecco di qua, da questa parte. Se non vado a sbattere contro il muro, ecco qua. Guardate qua a lato, c'è una stradella segreta. Qua almeno posso riprendere Sparks.
visto che ci sono altre piccole caprette, posso ricaricare Sparks. Un vortice mi porta in alto. Ok. Aspetta. Ecco, meglio fare le cose con calma. Almeno ho ricaricato Sparks adesso. Meglio tornare indietro perché devo aver dimenticato da qualche parte dei tesori. Andiamo indietro, eccoli qua. Eccoli qua che mi stanno chiamando. Io ovviamente li vado a prendere. Andiamo avanti, guardate là dove sono i tesori. Ok, la mira è giusta. Sono nella seconda parte della sala segreta. Ecco, nel caso non fossi arrivato prima ad uccidere il mago, lo avrei potuto prendere alle spalle da qua. Torniamo indietro perché c'è un altro mago da battere. Ok, possiamo fare anche con un po' di velocità in più, sperando di non cadere, perché visto che io ho un'incredibile tendenza al suicidio in questo gioco, dunque facciamo con calma. Ok, eccola, guardate là dove si trova la piattaforma, la balconata dove si nasconde il mago. Là vedo altri maghi. Ok, qua era il punto in cui ero arrivato prima. Salviamo il drago, salvato Jarvis. Benvenuto a Wizard Peaks, il mio punto preferito per la supercarica. Puoi usarla per abbattere quei maghi. Poiché i maghi sono troppo grandi, non posso caricarli semplicemente. Posso però usare la supercarica oppure, come ho fatto prima, un semplice colpo di fiamma. Qua ci sono tante supercariche, se avete notato. E dunque io posso anche combinare supercariche per creare una supercarica molto più potente, molto più forte. E con la supercarica posso battere subito anche queste eliche. Infatti torno indietro, prendo la prima supercarica, guardate infatti il colore delle gambe di Spiro. Giallo, adesso diventa rosso, che significa che la supercarica è ancora più forte. C'è un ladro, sentite? C'è un ladro. Quando ero piccolo, che giocavo a Spiro insieme a mio cugino, lui diceva che i ladri hanno il sorriso stampato sulla faccia, infatti se io batto i ladri, loro continuano a ridere. Guardate qua il ladro, questo qua non scappa. Ed è battuto il ladro. Ok, vediamo se riesco a battere subito il mago. Guardate il mago come crea le creature. Battuto subito il mago. E intanto le creature, hai visto, una creatura ha battuto un corazzato, lo ha distrutto letteralmente dandogli un colpo di clava in testa. Qua ci devo ancora arrivare, là devo per forza usare la supercarica, perché così normalmente non ce la potrei mai fare. Oh mio dio, lì quello lo posso distruggere solo con la supercarica. Mamma mia, quei maghi maledetti. Ok, qua è il punto di prima. Ok, ok, qua è distrutto tutto. No, 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 non ci arrivo, non ce l'ho fatta. Ok, ho perso una vita, dunque torniamo a prendere le sfere.
No. Mio Dio. C'è un mago. Vediamo se riesco a colpirlo velocemente. Dai, che ti prendo. Guarda come scappa. L'ho preso finalmente. Che fatica, ragazzi. Che fatica. Allora, prendiamo questa volta una doppia supercarica. Giallo. Da qui rosso. E finalmente ci arrivo. Perfetto. Vediamo se qua dietro c'è qualcosa. Perfetto, questi tesori sono presi. Qua rischio di prendere questi tesori nascosti su questi altipiani, su queste piattaforme. Non so neanche, come cavolo hanno fatto i maghi a nascondere i tesori qua in alto. Ora salviamo questo drago. Exus. Non so se si pronuncia così. Grazie per avermi liberato. Grazie per avermi liberato. Ok. Intanto battiamo questi mostri. Questo qua non l'avevo battuto prima. Dovrei aver preso tutto su questo livello. Lì vedo un altro ladro. Faccio un corazzato. Per fortuna che è lento almeno questo. Almeno questo è lento, non è veloce come gli altri. Ok. Andiamo avanti. No, aspetta, non avevo preso il giusto slancio. Ok. Questo preso. C'è un corazzato che sta litigando con un mostro con la clava, con una specie di Yeti. No, ha colpito me, non ci credo. Ha colpito me. Fra i due litiganti, il terzo becca il colpo. C'è questo drago qua. Attenzione a cosa dice questo drago. Attenzione, intanto vediamo se ha preso tutti i tesori. Sì. Attenzione a cosa dice. Ascolta bene, Spiro. C'è un'area segreta nella casa dell'artigiano. È vicino alla cascata. Prova a saltare su quelle pietre là. Casa dell'artigiano. Cascata emozionante. Dunque devo tornare in casa dell'artigiano e saltare sulle pietre. Questo è il suggerimento che mi ha dato. Perché lo vedremo dopo. Perché prima penso di farlo in questo stesso gameplay. Dunque lo faremo dopo. Torniamo nella casa dei stregoni. Dai, dammi il tempo. È luna storta, eh? Adesso l'ho colpito. Mancato. Vediamo se lo colpisco adesso. Sì. Ok, questo colpito. Voglio almeno prendere qualche sfera per dopo. I livelli li ho fatti tutti tranne il boss. Adesso andrò a fare il livello del boss. Mamma mia, c'è quello stregone lì che... Ok. Ok, almeno Sparks è ricaricata. Molto bene. Vediamo se ho preso tutto. 300 su 300. Soffio feroce, il boss degli stregoni. Sfida soffio feroce. Ok, inizia dunque il nostro livello contro il boss. Ci sono tanti che danno il tempo, come vedete. Qua c'è un cesto esplosivo.
tipo i cesti di Natale, soltanto che questi qua, se gli dai fuoco, esplodono. È non proprio la stessa cosa, però se a Natale dovessi ricevere un cesto così lo farei esplodere sicuramente l'ultimo dell'anno. Vabbè dai, bella battuta, ma non fa ridere. Infatti non c'è nessuno che sta ridendo. Nessuno! Andiamo avanti nel nostro livello, battiamo. Come vedete sono tantissimi quelli che danno il tempo e là in alto, vedete, è soffio feroce. Gli apprendisti stregoni. Ecco che imparano da lui. No, ecco. Ok, qua ci sono altri stregoni che al solito spostano tutto quello che incontrano. Ok, qua c'è l'unico drago di questo livello da salvare. Dai, ecco, salvato Alter. Grazie per avermi liberato, Spiro. Non puoi sapere quanto tempo sono stato intrappolato nel cristallo. Non lo so neppure io. Ma chi sei? Non ricordo. Devo andare. Molto utile, eh? Molto utile. Ok. Qua ci sono altri stregoni da battere. Ok, battuto. Qua niente. Ok, possiamo andare avanti dunque. E sfidare finalmente il soffio feroce per dargli le ultime due fiammate, visto che ogni boss ha bisogno di tre fiammate per essere definitivamente sconfitto. Abbassati, soffio feroce. Ecco, colpito. Ok, prendiamo i tesori che sono rimasti qua. Perfetto. Andiamo avanti. Ecco, per l'ultima volta dobbiamo colpire soffio feroce. Bella schivata. Battuto. Oh mio Dio, dov'è schizzata questa gemma? Dove è schizzata? Ok, possiamo andare avanti. Dovrei aver preso tutti i tesori. Olè! Direi che i stregoni sono fatti tutti quanti. Completate al 100%. Dunque, prima di andare avanti con i livelli, torniamo nella casa dell'artigiano. Salta in volo nel mondo dei domatori, però intanto meglio restare qui. Aspetta, meglio allontanarmi un pochino di più. Ok, tu con l'aeronauta. Andiamo nel mondo degli artigiani. Torniamo nel mondo degli artigiani. Andiamo, ecco, vicino alla cascata. Tutto questo qua è tutto già visto, déjà vu. Ecco le rocce. Si apre un livello segreto. Volo diurno. È il volo degli artigiani. Dunque non perdo vite, però devo completare il circuito entro il tempo stabilito. In bocca al lupo Spiro. 30 secondi questa volta per completare il livello. Cominciamo con le botti sui treni, guidati dalle solite rane. Si sente anche il ciu 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 ciu. Questo è fatto. Olè! Proviamo ad andare qui sotto. Ci sono scrigni da tesoro. Ok, dovrebbero essere abbastanza veloci questi qua da fare.
che manca solo uno è qua. Ok. No, no, stavo per crollare in acqua. Ok. Ora devo passare sotto gli archi. In teoria gli screen avrei dovuto lasciarli per ultimi. Peccato. Peccato davvero. Andiamo avanti. Là vedo gli aerei. Iniziamo a distruggere qualche aereo intanto. Ok, anzi, dai, facciamo gli aerei, visto che ci sono. Sempre guidati dalle solite rane. Caratteristiche di Spiro 1. No, mancato. Adesso invece l'ho colpito. Colpiti tutti gli elicotteri, gli aerei. No, 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 mi sa che ho fatto la... l'errore decisivo. Mi manca solo un arco. Dai che ci riesco. Non ci riesco. Non importa, lo rifaccio. Lo rifaccio. Dai. Questa volta ce la voglio fare. Ce la voglio fare. Dai ragazzi. Porta Spiro. Porta Spiro. Dai che ci riesco. Forza, dai. Intanto iniziamo come prima a distruggere tutti gli screen del tesoro dorati, sperando di non fare errori almeno questa volta. Me ne mancano due, prima è riuscito a farne avanzare solo uno, però ecco che adesso li vado a evadere tutti quanti. Ok, intanto passiamo sotto gli archi. Molto bene. Andiamo avanti così ragazzi. Forza, forza. E come prima facciamo gli aerei. Ma prima però voglio evadere tutti gli archi, così non ci penso più. Rimangono soltanto gli aerei. Infatti secondo il computer sarebbe stato consigliabile fare gli archi subito dopo le botti dei treni. Mancano tre elicotteri. Ne è mancato uno, non importa. Ho ancora qualche secondo. Andiamo di colpiro, ok, me ne manca solo uno. Eccolo lì. Sì, ce l'ho fatta. Botti, archi, aerei, bauli, fatto tutto, tutto in una volta. Nuovo record, sì, non ci riprovo più. Ok. Adesso non mi rimane che andare nel mondo dei domatori e salvare e chiudere qui questo video gameplay. Il mondo dei domatori lo farò in un prossimo video sempre dedicato a Spiro. Ecco, vediamo dov'era il posto per cambiare il mondo, eccolo qua. Marco l'aeronauta. Andiamo in domatori. Sono delle paludi infestate da strani animali molto selvaggi che possono attaccare anche a sorpresa. E come si chiamano? Le rane di questo mondo hanno anche sviluppato un'incredibile attrazione per l'elettricità. È un livello molto oscuro. In ci sono io, guardate qua, il pollo ci sono io. Tra l'altro spennato senza... anzi no, ce l'ha la testa. Comunque un pollo già spennato, pronto per essere arrostito, ci sono io. Ok, salviamo il drago e dopo chiudiamo qua. Ecco qua, questi qua sono un po' nascosti, meglio prenderli subito. Ok dai, salviamo Bruno! Nasty Nork sta trasformando la palude in un mucchio di immondizie elettrificato.
E pensare che era così bella un tempo. Non ho dubbi. Vabbè dai, grazie a tutti quanti per l'attenzione. Spolliciate il video, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto. Vi do l'appuntamento in un prossimo video. Onorevoli visitatori.